Shalom a tutti. Il Midrash racconta che all'inizio Dio ha creato il mondo, creato dei mondi e li ha distrutti. Cosa significa che Dio ha creato dei mondi e li ha distrutti? C'erano dei mondi spirituali, delle Sefirot, che erano in un certo stato e poi sono stati creati in uno stato diverso. E dunque c'era il mondo di Tohu che non ha resistito, e poi c'era il mondo di Tikkun. Cos'è il mondo di Tohu? Il mondo di Tohu era un mondo in cui c'era un'energia divina troppo forte, e questa energia divina che era troppo forte ha causato una rottura dei recipienti. Causando la rottura dei recipienti, perché i recipienti non potevano contenere questa energia così forte, cosa è successo? È successo che queste scintille sono sparse e sono andate e sono state prese dalle forze negative, dalle Klipot. E dunque ci sono queste 288 scintille di energia divina che sono sparse nei mondi, generalmente nei Beria e Zerassia, ma specificamente in questo mondo materiale, e proprio nella materia del mondo. Adesso il compito nostro nel mondo di Tikkun è di appunto riparare e recuperare queste scintille disperse, tramite che noi prendiamo la materia e la usiamo per servire Dio. E dunque, usando le cose materiali per servire Dio, prendiamo l'energia divina che è dispersa in esse e la eleviamo, la facciamo ritornare nella sua sorgente. In termini cabalistici sono tre nomi divini che rappresentano questo servizio divino. Il nome Ban si riferisce alle scintille divine che derivano da questo nome. Poi c'è il nome Ma, che si riferisce alla capacità che Dio ci dà di estrarre queste scintille divine e usarle per servire Dio e elevarle su. E il nome Sag, cos'è? È l'energia divina che si rivela, l'energia divina molto molto elevata, addirittura più elevata dell'energia di Tohu, che si rivela tramite che noi eleviamo e rettifichiamo queste 288 scintille. E dunque, quando noi prendiamo una cosa materiale, la usiamo per servire Dio, eleviamo la scintilla divina che c'è nascosta in essa, la riportiamo su, quando noi riportiamo su questa energia divina, causiamo che si rivela un'energia divina ancora più elevata che deriva appunto dal nome Sag. Questo avviene principalmente tramite l'osservanza dei mitzvot, che i mitzvot sono tutte legate ad oggetti materiali. Si possono raffinare scintille anche tramite lo studio di Torah e anche tramite la preghiera. In questo discorso che andremo a studiare adesso, che è il quarto discorso del quinto volume di Tanya, la Terebbe spiegherà un detto in Etz Chaim. In Etz Chaim c'è scritto che in questo periodo la cosa principale, cioè il servizio divino principale di rettificare le scintille disperse, consiste proprio nella preghiera. Dobbiamo capire perché. Noi sappiamo che lo studio Torah è di sopra della preghiera. Come c'è scritto, dice la Mishnah, che lo studio Torah parlando a tutte le mitzvot, pure alla mitzvah di concentrarsi nella preghiera. E dunque, com'è possibile che in questo periodo, l'ultimo periodo dell'esilio, sia proprio la cosa principale il servizio divino tramite la preghiera? La Terebbe spiega che tramite lo studio della Torah e l'osservanza delle mitzvot si aggiunge, si rivela una luce divina nel mondo di Atzilut. Sarebbe a dire che la luce infinita di Dio, benedetto sia,
questa luce si rivela nei recipienti di Atzilut tramite lo studio di Torah. Lo studio di Torah consiste in usare il nostro intelletto per comprendere la volontà divina. Si rivela la mente divina nel mondo di Atzilut. E osservando le mitzvot, che le mitzvot sono cose più materiali, allora si rivela la luce divina nella parte esterna dei recipienti di Atzilut, che si intende le sefirot di Netzach od Yesod, le ultime tre sefirot escludendo Malchut, del mondo di Atzilut. Adesso questa energia qui che si rivela, l'energia delle mitzvot, si investe anche l'energia del studio Torah che si rivela nel mondo di Torah, si investe nei mondi di Bria, Yetzirah, Asiyah, nelle mitzvot materiali, nello studio della Torah materiale che ne facciamo. E quando l'energia si investe vuol dire che viene limitata, perché se per investirsi deve essere su misura del vestito, e dunque per esempio noi facciamo una mitzvah, abbiamo messo i tefilin, adesso questi tefilin sono consacrati, una volta che li ha usati diventano sacri, dunque c'è una certa energia divina dentro. Però la tefilah è un livello più elevato, che essa porta la luce infinita di Dio, benedetto di sia, nel mondo di Beria, Yetzirah, Asiya proprio, non solo in maniera di investimento, ma che la luce infinita proprio si rivela proprio. Soltanto che questa luce qui, proprio va giù e scende e cambia le creature. Per esempio, uno sta pregando per una persona malata e tu cosa chiedi? Chiedi a questa persona guarisca. E dunque una luce divina che è superiore a tutti i mondi si rivela e cambia la materia di questo mondo, che venga guarito il malato, che scenda la pioggia per togliere la carestia, che faccia nascere e crescere la terra, tutte le cose necessarie per alimentarsi e così via. Invece, quando noi studiamo Torah, osserviamo una mitzvah, non c'è un cambiamento nella materia delle mitzvot e della Torah che ne stiamo studiando. Per esempio, hai messo i tefilin, la materia dei tefilin non è cambiata tramite che tu hai messi sul tuo braccio e sulla tua testa. E anche nelle mitzvot materiali, che la mitzvah viene proprio facendo, facendola. Per esempio, c'è la mitzvah di scrivere un Sefer Torah. Quando tu hai finito di scrivere il Sefer Torah, hai fatto la mitzvah di scrivere la Torah, ma in quel momento lì tu dunque hai fatto un'azione, dunque se c'è stata cambiata la materia, è cambiato il libro di Torah, è stato cambiato nel momento che tu hai finito di scriverlo. Però il cambiamento non è un cambiamento divino, è un cambiamento che tu hai fatto. Questo cambiamento che tu hai fatto non è un cambiamento divino. Invece, nella tefilah, cosa succede? Si rivela una energia divina da Dio, infinito, benedetto di sia, che solo Dio, Lui può fare tutto e cambia proprio la materia di questo mondo. E perciò, per portare giù questa energia divina in questo mondo, non si può senza che l'uomo fa uno sforzo da giù. Sarebbe dire che tu devi elevare un'energia divina da giù a su di tua iniziativa, e questa tua iniziativa causa che anche Dio di suo manderà giù un'energia divina. Adesso invece, per il Talmud Torah, per studiare Torah, che la Torah è nel mondo di Atzilut, e essa è unita in ogni caso in Dio, benedetto di sia.
Dunque non c'è bisogno che tu fai un risveglio inferiore per causare la rivelazione divina, perché questa la Torah è già unita con Dio. E cosa è dunque necessario che l'uomo deve fare per causare che Dio manda giù questa energia divina che cambia il mondo tramite la preghiera? E tramite che la persona eleva un'acqua femminile nella sua mente, nel suo cuore. Cosa vuol dire? Che lui risveglia un grande amore per Dio, come un fuoco infuocato, un amore senza fine, senza limite, e questo amore si chiama Meodecha, tutta la tua forza, tutta la tua energia, tutta la tua essenza. Che questo amore praticamente infinito dal nostro punto di vista va a risvegliare l'energia infinita di Dio, ovviamente sia, e guarire il malato, cambiare la materia, cambiare la natura. E questo tramite le forze, le gvurot del nome di Sag, che sono le 288 scintille disperse. E perciò, e dunque, come che la persona ci ammette tutta la sua energia per svegliare un amore infinito durante la preghiera per Dio, allora anche Dio gli dà un'energia infinita che va a cambiare proprio la materia, sovrasta tutta la natura. E perciò la Torah, perciò la Tefillah si chiama vita momentanea. Cosa vuol dire vita momentanea? Si riferisce al livello di Malchut, che il livello di Malchut lì incomincia la dimensione di spazio-tempo. Al di sopra di Malchut non esiste il tempo. La nozione del tempo esiste da Malchut in poi. E dunque nel Talmud la tefillah viene chiamata vita momentanea, perché è una cosa che dipende dallo spazio-tempo, perché la tefillah va a cambiare la materia nella dimensione temporanea. Invece la Torah si chiama vita eterna, perché la vita eterna è legata a Zerampin, alle sefirot più elevate di Malchut, che dunque sono di sopra la dimensione spazio-tempo. Che i 248 comandamenti della Torah si suddividono nelle 10 sefirot di Zerampin, perché Zerampin include le 10 sefirot del mondo di Azilut, e questo Zerampin sovrasta tutti i mondi Beria e Triassia, e dunque la conclusione del mondo di Azilut è proprio Zerampin. Insomma, a tutti.